La nostra città è interessata oramai già da quasi un buon 8 mesi da quella che è una situazione diversa di un cantiere importante e impattante come quello della manutenzione e ripristino delle condizioni del Ponte Nuovo. Non abbiamo potuto gestire, perché è diversa proprio la tipologia di cantiere di attività. Il ponte è un qualcosa di statico e lì e si è potuto ragionare in una maniera a trovare uno sfogo di una viabilità temporanea ad anello. Questo ragionamento non si può applicare, o perlomeno non su tutti i tratti di un cantiere invece temporaneo e mobile, come viene definito a tutti gli effetti, quello che è lo sviluppo di una rete di teleriscaldamento. Ci abbiamo ragionato tante volte in diverse riunioni, abbiamo poi optato, anche per esempio partendo dall'8-1, da una situazione che, proprio come diceva Paolo prima, nel cercare di minimizzare quelli che sono i disagi e gli impatti per il nostro traffico di attraversamento, per i nostri cittadini, per tutte le attività produttive e commerciali che sono e saranno ovviamente interessate anche da questi lavori in città, su quello che è, almeno sull'8-1, il senso unico alternato. Quindi in questo caso non ci sarà una viabilità ad anello, ma la viabilità rimane così, garantiti i percorsi, le fermate per i pullman, per quelle che sono le situazioni in caso di emergenza, per i vigili, ambulanze e quant'altro, vigili del fuoco, carabinieri, insomma, tutte le forze dell'ordine non subiranno variazioni di percorso, quindi potranno accedervi, perché installiamo un semaforo che in maniera alternata garantisce verso Piarezza o verso Rivoli, per chi è noto e conosce meglio la città, la possibilità di attraversarla comunque sullo stesso punto. Al 16 di maggio abbiamo fatto però un ulteriore spacchettamento, utilizziamo questo termine, di tutto il lotto 1 di interventi, perché l'installazione semaforica ci permette di ragionare su tronconi un po' più piccoli, giusto? Certo, Steven, proprio nell'ottica della minimizzazione, della riduzione al massimo dei disagi, abbiamo chiesto al nostro partner che ci realizza l'opera di suddividere il lotto in più cantieri. In questo modo garantiamo sia l'efficacia e la produttività. Perché ricordiamo che noi non era possibile partire dall'ultimo punto e tornare alla centrale, giusto? Io ho fatto questa domanda, lo confesso, ma i tecnici giustamente mi spiegavano che non è questa la possibilità. Certo, non si può perché ci sono delle fasi che sono sostanzialmente lo scavo, la posa con saldatura delle tubazioni, i reinterri e i ripristini del manto stradale. Non è neanche ipotizzabile di farlo lungo tutta la rete, per cui è già naturale suddividerlo perché è nostra sempre interesse porci nella maniera meno invasiva. In questo caso abbiamo posto particolare attenzione proprio per la caratteristica di importanza di questa arteria che appunto dalla valle verso Torino. Confermiamo, sono rispettate e quindi restano lì le fermate dei trasporti pubblici, dei Assolutamente. bus. È stato un forte interesse di Steven questo per garantire continuità al servizio, e vedete le frecce indicano dei percorsi consigliati, per cui il flusso, diciamo, dalla valle verso Torino troverà una doppia possibilità di deflusso. I mezzi pesanti sono per ovvi motivi anche viabilistici invogliati a mantenersi qui. Avremo anche dei movieri che garantiranno in determinate occasioni, soprattutto all'inizio, per modulare i semafori nella maniera possibile, ma i movieri garantiranno anche quel deflusso occasionale di quando richiesto, per far scorrere il più possibile i mezzi pesanti e i pullman, proprio per garantire il traffico pesante. Abbiamo una criticità sempre dettata dall'altro anello, insomma dal punto di viabilistico che ci interessa in questi mesi, di aver lavorato anche su piccoli tronconi e non in maniera impattante su centinaia di metri,
per avere un polmone di sfogo, perché noi sappiamo che oggi un punto critico è la rotonda via Cavour, via Migliarone, via Rossini. Pensare di bloccare l'intero tratto di cantiere voleva dire non avere polmone di sfogo. Quindi la possibilità, ragionando su piccoli cantieri, ci permette sempre di avere questo polmone, sia arrivando dalla zona di Rivoli, ma anche arrivando poi dalla zona di Pianezza, perché essendo proprio un cantiere mobile, partiamo dal punto 1, si chiude il punto 1, si apre il punto 2, si chiude il punto 2, si aprirà il punto 3. Non solo un'attenzione particolare, ovviamente, a mantenere inalterata quelle che sono state le linee dei trasporti pubblici, garantire al traffico pesante comunque di poter continuare ad attraversare la città, è chiaro che un punto d'attenzione importante è stato sulla piastra commerciale, il fatto che comunque continui ad essere garantito l'accesso ai servizi che sono nella piastra commerciale, sia sulla via Cavour sia sulla via Venaria. Quindi questo sarà comunque e sempre garantito in questo primo lotto di intervento. Paolo, un focus, permettimelo ancora, perché l'abbiamo evidenziata su Via Mombello. Via Mombello non è una via che ricade sotto le disponibilità del comune di Alpignano, e per questo mi permetto di ringraziare anche i tecnici degli uffici lavori pubblici, oltre che i nostri, ma anche del comune di Pianezza, che quando sono andati a sedersi al tavolo hanno raccolto l'esigenza di poter avere una via che oggi ricordiamo essere a doppio senso, ma proprio per permettere un'ulteriore via di sfogo, soprattutto in sicurezza, perché poi è una via stretta, è stata emessa un'ordinanza in cui per questo periodo, quindi dal 16 di maggio al 20 giugno sicuramente, via Mombello sarà a senso unico da via Cavour verso la via Venaria. Quindi questi lavori in sinergia, i tavoli di concertazione hanno riguardato non solo noi come comune, ma anche la nostra città confinante. Paolo, siamo rimasti d'accordo ancora su un aspetto, ovvero questo è primo lotto di cantiere, man mano usciremo con le comunicazioni per vedere quali sono le situazioni di cambio o le vie consigliate della viabilità dei vari lotti. Quindi aspettiamo poi man mano le varie planimetrie di aggiornamento, giusto? Assolutamente sì, e quindi il nostro impegno è quello di rivederci per proseguire nella comunicazione sui prossimi lotti. Molto Perfetto. volentieri, grazie. Paolo, grazie, grazie a Grazie. Edison, grazie a tutti Grazie. voi e come sempre a presto e un sorriso.